Negli oscuri anni del Medioevo, il terrore di sinistri esseri satanici era profondamente radicato nell'immaginario universale. Tra i molti esseri infernali generati dall'ignoranza popolare, istigata dalle speculazioni demonologiche dei teologi, era il licantropo. Una creatura umana che in particolari momenti assumeva sembianze di lupo per compiere atti infami e sacrileghi. Coloro che erano creduti colpevoli di tale orrendo investimento, dopo tormenti e torture dai tribunali religiosi e dal furore popolare, venivano condannati a rogo affinché nulla restasse di loro. Il licantropo, però, è solo un essere fantastico e impossibile. Un essere che non esiste. Forse. Inviolabile et benedicto, et sumo tribunale della santa, santissima Inquisizione, tu, immonda creatura venuta da Genna, da Erebo e da Infero, lupo generato da Satanachia, da Belzebub, da Astaroth, da Lucifuge, da Sartanagas, agnoli ingrati, creature d'averno, per empietà, scelleratezza, sacrilegio e telato investiamento, per sumo giudizio, sei condannato anche a morire per strozzamento alla gola, così che l'alma infernale non debba sortire con l'estremo fiato dall'alto e disperdersi nell'aria, ma debba sortire dal basso, dallo sceno obscurum, lorda et puteolenta, et deinde all'abbruciamento delle beluine e dei umane carni, et alla dispersione delle ceneri. Omnia nel nome di Dio et del sacro, venerabile, inviolabile, et benedicto tribunale della santa, santissima Inquisizione. Spirito a nessun altro se non a me. Non darai il tuo corpo a nessun altro se non a me. Non giacerai con nessun altro se non con me. Non proverai piacere con nessun altro se non con me. In nome di Asmodeo, Belzebub, Astaroth, Sartanagas, Satanachia. Non giacerò con nessun altro se non con te. Non proverò piacere se non con te. Un'altra volta. Un altro stupro. Le caratteristiche delle violenze sono sempre le stesse, ed è uguale anche l'angoscioso ricordo delle vittime. Ricordo che la mente di queste poverette tenta di rifiutare. Si trova in uno stato di semi-incoscienza, di trance. La sua memoria è frammentaria, condizionata, limitata. (Susurra)
È terribile. Ma che cosa significano le parole che diceva, quella specie di strana litania che ripeteva? Sono le parole della formula di quello che gli adepti di antiche sette demoniache chiamano stupro psichico, una violazione della mente che precede quella fisica. Sostengono infatti che prima di possedere il corpo si deve dominare la mente. Allora significa che c'è uno stupratore o forse un pazzo o Maria? Non lo so, signor Gregory. Le lesioni sul corpo di questa poveretta indicano una violenza e ci sono tracce di sperma e di droga. Quindi lei non esclude che possa trattarsi di un mostro che si aggira nel nostro paese e riduce delle povere ragazze in questo stato? Non escludo niente. Sì, certo, capisco. Vede quello che... Io sono un medico e il mio compito è solo quello di fare un'accurata diagnosi. D'accordo. Ma lei può... Anzi, deve essere più preciso. Noi dobbiamo assolutamente sapere con chi abbiamo a che fare. Se abbiamo di fronte un sadico in preda a una violenta nevrosi erotica o un essere mostruoso che non ha nulla di umano. Non credo all'ipotesi del mostro, ma chiunque sia va fermato. È per questo che abbiamo bisogno del suo aiuto. Dobbiamo mettere fine a queste violenze. Non vogliamo che accada di nuovo. Escludo che si tratti di un essere mostruoso, perché sarebbe strano che conosca le droghe. Che vuol dire? Si spieghi meglio, dottore. Ecco, vedete il liquido contenuto in questa ampolla? Ho trovato traccia di questa sostanza sul volto di ognuna delle vittime che ho esaminato. È una droga molto potente, uno stupefacente che, se soltanto inalato, dà allucinazione e disturbi della vista, instaurando nel soggetto un'immediata e cosciente incoscienza. Chiedo scusa per il gioco di parole, che capisco possa sembrare un controsenso, ma questo significa che chi ne è vittima diventa totalmente succube e privo di volontà, e quindi in balia di chi ha somministrato la sostanza. Signore, lasci che l'aiuti. No, vattene. Vado ad avvertire la signora. Signora, signora, venga, presto! Che cosa c'è? Il principe è fuori, a terra, ai piedi della scalinata. Ho cercato di aiutarlo, ma lui non me l'ha permesso e mi ha scacciato. Come? Sta male. Venga a vedere. Venga, presto. Sì, andiamo. Dobbiamo scoprire chi è l'aggressore e fermarlo. Non dobbiamo affatto pensare all'aggressione da parte di un animale feroce. Vedete, i segni lasciati sul corpo di questa ragazza assomigliano a delle ferite inferte con dei grandi artigli. Ma ritengo che non siano opera di un orso o di un cane randagio. E non può neanche trattarsi di un lupo, ma della violenza di un uomo. Perché esclude la possibilità che sia stato un lupo? Perché difficilmente i lupi attaccano l'uomo. Sono casi eccezionali. E qui invece i casi di violenza si moltiplicano. Il lupo! Il lupo! Il lupo! Daniel! Oh, signore! Licia. Lei sta male. Venga. Aiutami. Ma com'è finito qui? Non lo so. Non ricordo. Oh, si appoggia a me. Non ricordo. Coraggio. Aiutami. Ecco, aiutami. Così. Bravo. Non ricordo.
Non ricordo nulla. Piano. Ecco, così. La porta è chiusa. Dottore, la prego, cerchi di comprendere la situazione. Dobbiamo denunciare questo orrendo crimine. Noi rappresentiamo questa comunità. E tutte le decisioni che prendiamo sono per il bene dei nostri concittadini. Per il momento nessuno deve sapere. Dobbiamo farlo nell'interesse di tutti. Non sono d'accordo, ma farò come volete. Però non mi assumo nessuna responsabilità. Ho soltanto cercato di fare il mio lavoro, prestando soccorso a questa sventurata e cercando di aiutarla come potevo. Se non desiderate che la cosa si sappia, rispetterò questa decisione. Non voglio interferire con i vostri affari, ma vi avverto. State correndo un grave pericolo e la responsabilità di quanto potrà accadere in futuro ricadrà solo su di voi. Sta esagerando. Non si preoccupi, dottore. Troveremo noi questo pazzo criminale senza l'aiuto della polizia. Solo allora affideremo alla giustizia quest'uomo. Ma potrebbe essere affetto da una pericolosa patologia. No, no, un momento. Lei prima ha escluso che queste violenze fossero opera di un lupo mannaro o qualcosa del genere. Quindi non facciamo ipotesi fantasiose. Licia, che cosa è successo? L'inserviente l'ha trovato fuori, per terra. Max è accaduto di nuovo. È uscito dal castello senza che nessuno lo vedesse, come le altre volte. Era sconvolto, in stato confusionale. Io gli ho dovuto fare un'iniezione e ora sta un po' meglio. Hai fatto bene. Noi dobbiamo aiutarlo in qualche modo. Certo. Dobbiamo assisterlo. Ha bisogno di cure. È malato. È molto malato. Ma sono sicuro che con le giuste attenzioni e con il nostro affetto riuscirà a guarire. Anche lui, come chiunque altro, ha solo bisogno di sentirsi amato, compreso da coloro che gli sono accanto. E noi siamo le uniche persone care che lui ha. Sta a noi aiutarlo, assecondarlo, per quanto ci è possibile. Max mi fa tanta pena. Fa' attenzione. A volte la pena si può trasformare in un altro sentimento. E ora fa che riposi. Allora, dottore, siamo d'accordo? Certo. Di qui non uscirà nessuna notizia che possa minimamente danneggiare l'illusoria rispettabilità degli abitanti del nostro paese e neanche allarmismi che possano turbare questa finta quiete. Arrivederci. Arrivederci. Mia povera ragazza, non sei la prima. E temo che non sarai nemmeno l'ultima vittima. Non solo,
di questo criminale. Ma soprattutto dell'ignobile ipocrisia e del falso perbenismo di questa gente. Sei preoccupata per lui, vero? Le sue crisi purtroppo si fanno sempre più frequenti ormai. La sua mente vacilla nella convinzione di essere la reincarnazione del suo avo, quel licantropo che, secondo la leggenda, viveva qualche secolo fa in questo castello. Ed è per questa ragione che lui indossa abiti simili a quelli del suo antenato. Nell'orgasmo sembrava un fanciullo indifeso. Già, la sua mania lo porta a una regressione psichica e questo può renderlo fragile come un bambino, ma a volte, nelle crisi più acute, anche feroce come una bestia. La convinzione paranoica della presenza in lui del licantropo fa sì che gli si scateni una specie di isteria sessuale. Sì, me ne sono accorta. Il suo seme era freddo, tanto freddo. Forse è stata soltanto una tua impressione. Comunque dicono che il seme dei demoni, quello dei licantropi, sia gelido come il ghiaccio. Ma sono soltanto superstizioni. Sono io il tuo demone. No, no, aspetta. Guarda, abbiamo una visita. Dobbiamo assecondarlo. Offriti ai suoi occhi. Lasciamogli fare tutto quello che vuole. Che guardi pure. Lo spettacolo gli piacerà. Oh, Max, ti prego. Forse così potremo aiutarlo a vincere la sua mania. È innocuo, ma in qualsiasi momento potrebbe diventare violento. Una bestia, come dice lui. No, io non ci credo. Però tu sta molto attenta. Non dovresti uscire dal castello da sola. Soprattutto non di sera, per andare a fare delle passeggiate al chiaro di luna. Non sai che la luna scatena gli istinti bestiali dei licantropi? Dai, vieni, vieni dal tuo lupo mannaro. Allora, che c'è? Che hai? Ora che se n'è andato il pubblico, la rappresentazione è finita? Dottore, deve scusarmi se la disturbo ancora, ma le devo una spiegazione. Io comprendo il suo stato d'animo e il suo risentimento. Chiederle il silenzio sulle ultime aggressioni significa andare contro la sua etica professionale, me ne rendo conto, ma è necessario. Deve comprendere che è solo nell'interesse della comunità, la nostra collettività ristretta e sotto certi aspetti un po' arretrata e bigotta. Uno scandalo potrebbe anche minarne la coesione sociale che da sempre con tanti sacrifici abbiamo preservato e di cui andiamo fieri. E l'idea che ci sia un pazzo che violenta le nostre donne creerebbe solo del panico. E per il timore di uno scandalo si nascondono dei delitti. Non è così? Questo è criminale quanto lo stesso crimine. In ogni caso, da quanto ho potuto vedere, potrebbe trattarsi non di un semplice maniaco, ma di un individuo
affetto da una grave infermità che investe la sfera psichica in maniera così violenta da modificarne in modo mostruoso anche il suo stesso aspetto. Intende dire che subirebbe anche una trasformazione fisica? Sì, è esatto. Scientificamente viene chiamata licantropia. In realtà è una vera e propria trasformazione dell'uomo in bestia. Non è possibile. Vuole le prove? Venga, ora le faccio vedere. Questo la convincerà. Sono così confuso, dottore. Deve capire che quello che lei mi sta dicendo per me ha dell'incredibile, anche perché sta accadendo proprio nel nostro paese. Dobbiamo fare di tutto affinché si risolva al più presto. Forse si sarà domandato perché un medico come me sia arrivato in questa cittadina che sembra fuori dal tempo e dalla realtà. Sa cosa sono quelle? Beh, delle sculture, delle lapidi. Sì, più o meno. Ma la vera importanza di questi reperti archeologici è quello che rappresentano. In questo luogo forse c'è la spiegazione di tutto. In molti campi del sapere, le risposte che vorremmo conoscere vanno ricercate nell'antichità. Io, oltre ad essere un medico, sono anche un antropologo, uno studioso delle caratteristiche biologiche e culturali. Mi scusi, questo non è il momento per una lezione di antropologia. Mi faccia finire, la prego. Quello che le sto dicendo è importante per il nostro caso. Mi creda, in questo luogo ci sono molte delle risposte che lei cerca. Come le dicevo, mi interesso di quei fenomeni che investono le sfere più misteriose, come la licantropia. Per questo sono arrivato qui, perché ho saputo di questi importanti ritrovamenti archeologici. Legga le incisioni. Queste lapidi testimoniano l'esistenza di esseri umani che in questi luoghi e in diverse epoche storiche, per motivi sconosciuti, hanno subito alterazioni psichiche e fisiche. Le iscrizioni sulle tombe raccontano la loro vita e anche la morte, avvenuta a volte in modo violento a causa della reazione popolare. Venivano spesso bruciati sul rogo per licantropia. Lupi mannari. Ma è assurdo, sono leggende. Non sia così categorico. A volte leggenda e realtà si fondono. Qui c'è scritto che in un'epoca molto remota, in questi luoghi, avvennero degli accoppiamenti bestiali fra lupi e donne che generarono degli esseri ibridi. Questi esseri e i loro discendenti furono perseguitati e uccisi perché credevano che fossero creature figlie del demonio. Tuttavia, dopo aver esaminato questi reperti storici, possiamo dedurre che forse alcuni sono sopravvissuti e i loro geni si siano trasmessi nel tempo attraverso le generazioni successive. Geni che a loro volta hanno presumibilmente tramandato la sindrome della licantropia, come testimoniano questi reperti. Qui c'è la prova che tutto ciò è realmente accaduto e forse sta accadendo di nuovo.
Vede questa statua? Rappresenta colui che gli abitanti di questa terra per secoli e con terrore hanno chiamato il lupo. Il principe. Proprio lui. Il nobile del Medioevo, letterato, alchimista e negromante. Signore di questi luoghi, la cui leggenda narra che in certe notti, forse durante riti magici e demoniaci, si trasformasse in un lupo mannaro e rapisse giovani donne, e che attraverso l'atto sessuale con esse introducesse il suo seme impuro, che aveva il nefasto potere di renderle sue schiave. Ma dottore, sono solo vecchie storie, superstizioni superate. Può darsi, ma forse il principe Daniel è la riprova che comunque tutto ciò ha avuto delle conseguenze. Che vuol dire? I suoi lineamenti delicati, il suo fisico debole, forse sono il risultato di connubi avvenuti tra consanguinei. Questo a causa dell'isolamento in cui sono stati costretti a vivere i suoi antenati per sfuggire alle persecuzioni. Daniel è l'esito di una progenie sempre più fisicamente e psichicamente fragile e potrebbe avere ereditato la malattia dal suo antenato. Infatti pare che sia convinto di essere la sua reincarnazione. Vede, questa è la riprova che la mia tesi ha un fondamento. Il giovane Daniel è vittima di monomania genetica. Non bisogna trarre delle conclusioni troppo affrettate. La questione è molto delicata per noi. Tutta la comunità vive e lavora nelle sue terre e se venisse coinvolto in questa storia... Io sono soltanto uno studioso, non voglio danneggiare né voi né nessun altro, mi crede? Bene. Allora non alimenti sospetti sul principe che Presto, dottore! Venga, c'è un'emergenza! C'è un'emergenza! Guardi questa povera ragazza com'è ridotta. Ho provato a chiederle cosa fosse successo, ma niente. Come se si trovasse in uno stato di trance. Non risponde. Già. È accaduto di nuovo. Le stesse ferite e gli stessi traumi che sono stati riscontrati in tutte le altre vittime. Vi avevo avvertiti. Sapevo che sarebbe tornato presto a colpire. Quell'uomo, malato o criminale, non rinuncerà mai alla sua violenza. Ma chi può essere il colpevole? Chi può essere così crudele e spietato al punto da arrivare a infierire in questo modo su queste poverette? È quello che ci stavamo domandando poco fa io e il signor Gregory. Ma mentre noi facevamo accademia, quest'uomo ha colpito ancora. Ma bisogna tacere, salvaguardare l'onore. Dove l'hai trovata? L'ho trovata vicino al lago. Anzi, per essere più precisi, nel bosco ai piedi della collina. Nei pressi del castello? Sì, esattamente. Stavo passando attraverso il bosco quando a un certo punto ho sentito dei gemiti che provenivano da un cespuglio. Io mi sono avvicinato e allora l'ho vista lì per terra. Era tutta insanguinata. All'inizio ho creduto che fosse morta. Poi invece mi sono accorto che respirava ancora e così ho pensato di portarla subito qui. Bravo, hai fatto bene. L'hai detto a qualcuno? No, no, no. E nessuno ha visto mentre la portavi qui? No, non mi sembra, no. Ne sei proprio sicuro? Certo, sì. Bene, nessuno deve sapere quello che è accaduto. Sì, stia tranquillo. Nessuno al di fuori di noi, siamo intesi? Sì, sì, d'accordo, come vuole lei. Parlare di queste aggressioni scatenerebbe paniche e sospetti nella nostra comunità. Mi spiego? Dovete stare tranquilli. Ci penserò io a trovare questo mostro e a fermarlo. Fidatevi di me, va bene? E silenzio. Ora la prima cosa da fare è pulire e suturare le ferite di questa poveretta. Non darò la mia anima a nessun'altra, se non a te. Non darò il mio corpo a nessun'altra, se non a te. Non giacerò con nessun'altra, se non con te. Non proverò piacere con nessun'altra, se non con te. Solo con te, mio Signore e Padrone. Nel nome degli angeli maledetti, Asmodeo, Belzebù, Astaroth.
Soldato, mio signore padrone, nel nome degli angeli maledetti, nel nome degli angeli maledetti. Signor Gregory, è successo qualcosa? No, no, non è successo niente, non vi preoccupate. Ma ci hanno detto che una ragazza è stata aggredita. No, non se ne deve neanche parlare. E allora quella ragazza? Come mai l'hanno portata dal dottore? È semplice, non c'è stata nessuna aggressione. È soltanto inciampata e poi è caduta. È una cosa di poco conto, non è grave. Sta bene, ha solo qualche scoriazione. Ho capito. Non c'è stato nessun episodio di violenza. Nessuna violenza. Capito? Sì, è così. Arrivederci. Non c'è niente di cui Meno preoccuparsi. Male. Thank you.
principe Daniel. Aspetti, non fuga. Daniel, Daniel. Sai dove è il signor Max? No, non lo so. Non riesco a trovare il signor Max. Se lo vedi, digli che gli devo parlare. Lo cerco subito, signora. Max! Eccomi, sono qui. Max, Daniel è sparito di nuovo. Sarà uscito anche questa notte, c'è la luna piena. Vedrai, presto tornerà qui al castello. Come ha sempre fatto. E voi? Che cosa fate lì impalati? Non avete da lavorare? Muovetevi. Sì, signor Max. Speriamo non gli sia successo niente. No, non ti preoccupare. Anche se Daniel è un uomo debilitato dalla sua infermità, non significa che sia totalmente incapace di badare a se stesso. Sa cavarsela, come ha sempre fatto. Vieni, cerchiamolo. Lo troveremo. Signore! Signore! Piano, non gridare. La servitù non deve sapere quello che sta succedendo. Signore, siamo noi. È ferito. Ce la fa ad alzarsi? Venga, l'aiutiamo noi. La prego, si faccia forza, avanti. È molto debole. Questi eccessi lo lasciano completamente privo di forze. Avanti, deve tirarsi su. L'aiutiamo noi. Coraggio, forza. Sembra che non ci senta. Non ci ascolta. Signore, sono io, Licia. Mi riconosce. Mi riconosce. È ancora stordito. Queste crisi finiranno per distruggerlo, lo uccideranno. Dobbiamo fare qualcosa per placare i suoi esasperati istinti sessuali. Su, andiamo. Io ho già un'idea. Forza, si appoggia a me. Si faccia forza, su. Venga. Coraggio. Fra poco starà meglio. Potrà riposare nel suo letto. Ecco così. Ragazze, ragazze, datevi da fare. Su, su, alzati. Deve arrivare un cliente molto importante. Fai vedere? Beh, hai un bel culo. Devi usarlo per farlo impazzire, capito? Siediti, siediti, cara. Siediti adesso. Alzati tu. Questo è un cliente pieno di soldi. Mi raccomando, non fartelo scappare.
Anche tu hai un bel culo, sai? Devi sfruttarlo bene e ricordati di essere sempre carina, molto disponibile. Ora puoi sederti. Ingrid, vieni qui. Avvicinati, su. Anche tu, niente male. E dovrai fare tutto quello che ti chiederà, eh? Tutto quello che vorrà. Hai capito bene? Qualunque cosa. Brava, ora vai. E anche voi, mi raccomando, non facciamocelo scappare, capito, ragazze? E tu suona, crea un po' di atmosfera. Buonasera. Prego, si accomodi, signore. Grazie. Sta arrivando il pollo. Signora, è di là con le ragazze. Ce ne sono di nuove. Molto bene. Allora vediamo. Come desidera. Da questa parte, signore. Ciao, bellezza. Ciao. Come stai? Bene, è tanto tempo che non ti fai vedere da queste parti. Ho avuto da fare. Che bei capelli. Ti piacciono? Molto. Finalmente sei arrivato! Max, che piacere! Ero preoccupata non vedendoti più. Beh, ora sono qui. Ho pensato che forse non ti piacevano più le donne. Non ci sarebbe niente di male. Dai, non scherzare. Se vuoi cambi articolo, qui ce n'è per tutti i gusti. Ho bisogno di te. Ah, finalmente è arrivato il mio momento. Era da tanto che aspettavo che ti accorgessi di me, caro. Ardo dal desiderio di abbracciarti. Non sono una ragazzina, ma ho argomenti assai convincenti per soddisfare tutti i tuoi capricci. Aspetta che scendo. Questa volta mi serve una cosa speciale. Sì, sì, qualsiasi cosa, basta che paghi. Ah, di questo non ti devi preoccupare. Lo so che per te i soldi non sono un problema. Tanto c'è chi paga per te, il principino, non è vero? Dai, scendi, che dobbiamo parlare d'affari. Oh, sì, un attimo, è solo da te, quanto fretta. Prendimi! Sono tua. Ah, smettila. Ho bisogno di qualcuna delle tue ragazze. È una merce che non manca, e tu lo sai. Ne ho anche delle nuove, non hai che da scegliere. Prendine quante ne vuoi. Grazie per la tua disponibilità, ma non sono per... Per chi, allora? Fammi capire, non vorrai per caso rubarmi il mestiere? È un'attività molto redditizia. Devono venire al castello. Al castello? E perché? Sono per il principe, ma... Silenzio, mi raccomando. E a che gli servono delle puttane? Beh, in ogni caso non mi importa. Senti, di quante ragazze hai bisogno? Beh, almeno 4 o 5. Vediamo, c'è Lulu, Ingrid, Lucy, Tania. Queste sono le nuove, le altre già le conosci. Comunque tutta merce di prima qualità. Vedrai, farai bella figura. Sai vendere bene? Ti faccio vedere le nuove. Su, avanti. Guarda, bellissimo. Guarda che cos'è, questa è Tania. Ti assicuro che è tutta fuoco. Che te ne pare, eh? Bella, vero? Ti piace? Meravigliosa. Bella. Voltati, fagli vedere il culetto. Un capolavoro, eh? È sexy, non è vero? Molto. La prendo. Brava. Allora... Che ne dici? Meravigliosa. Vai pure, cara. Ed ecco Lucy. Vieni, così. Fai vedere al nostro amico male. Come sei fatta. È bella. Ha un corpo bellissimo. Mostraci qualcosa.
Su, da brava. Che ti dicevo, non sono stupenda. Prendo anche lei. Va bene, puoi andare. Vai, cara. Vai. Sono tutte puttane di prima, certo, scelta, sei sì. d'accordo, no? E ora ecco Ingrid, la chiamano la tigre della Siberia. Viene dal freddo ma è infuocata. È sexy, vero? Molto. È una bomba. Roba da principi. Vero spettacolo. Ed infine Lulu, la più giovane delle mie ragazze. Non farti ingannare dalla sua aria innocente. Sa il fatto suo più di una puttana navigata. Vai, questo è il meglio che offre il mercato. Saranno disposte a fare una piccola mascherata? Sì, sì, ma certo, faranno di tutto. Basta pagare. Allora, affare fatto. Le aspetto. Prepara i soldi. Eccitante, eh? È proprio un bello spettacolo. C'è di che divertirsi, vero? Almeno si sfogherà. E così non avrà più voglia di uscire. Ma che ti prende? Sei impazzita? Fermi, basta, andatevene via. Mi fate schifo, andatevene. Licia, vieni. Sì, mio signore, sarò tua. Soltanto tua, mio signore.
Eccomi, padrone. Prendi la tua schiava. Il mio seme, il gelido seme di Satana, entri in te. Sei la sua schiava. Nei secoli dei secoli, schiava. Schiava! Allora, mi ascolti bene. L'ho fatta chiamare per avvertirvi di stare molto attenti. Accusare il principe Daniel per gli stupri subiti da quelle ragazze, soltanto per quella stupida leggenda, potrebbe essere molto pericoloso per tutti voi. Guardi che si sta davvero sbagliando, nessuno oserebbe farlo. Non continui a fare l'ipocrita. Ma le do la mia parola, a nome di tutta la comunità. Negare è del tutto inutile. Ci sono persone che hanno fatto delle volgari insinuazioni, che accusano più o meno velatamente il nostro adorato principe. Se queste voci dovessero continuare, le conseguenze potrebbero essere molto gravi per voi e per le vostre famiglie. Siete dei luridi parassiti. Esatto, vivete sulle nostre terre. Tutto quello che avete lo dovete soltanto a noi. Io vi caccio dalle vostre case, pezzenti in grado. Basta! Lascialo! Tu non puoi nulla. Sei come loro un umile servo che deve obbedienza soltanto a me. E quello che fai o ciò che sei lo devi soltanto al mio volere. E quindi non permetterti mai più di dare ordini al mio posto. Sono stato chiaro? O c'è bisogno che te lo ripeta ancora una volta? Tu vattene e non tornare se non sarò io a chiamarti. Solo io. Che non succeda mai più. E ricordati bene che sono io che comando. Hai capito? E ora vattene. Signore, vieni, mio signore e padrone. Prendimi. Sono tua. Nel nome di Satana. Angelo maledetto. Signore, vieni, mio signore padrone. Prendimi. Sono tua. Nel nome di Satana. Angelo maledetto. Non darò la mia anima a nessun altro, se non a te. Non darò il mio corpo a nessun altro, se non a te. Non giacerò con nessun altro, se non con te. Non proverò piacere con nessun altro, se non con te. Che il tuo sangue entri in me, nel nome degli angeli maledetti, Asmodeo, Belzebù, Astaroth, Sartanagas, Satanachia. Che il tuo seme di infero mi penetri, prendimi, sono tua, nel nome di Satana, angelo maledetto. Signore, vieni. Mio signore e padrone, prendimi, sono tua, nel nome di Satana,
angelo maledetto. No! Lasciami! Lasciami! Ma chi sei? No! 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 Aiuto! Ah, lasciami! No! No! Ah, no! Ehi, Orrendo! Ma che forte! Non posso correre su questa strada! Lasciami! Sì, ragazzi, avete visto? Laggiù c'è una macchina ferma. Non si vede nessuno. Forse è qualcuno che ha dei problemi. Andiamo a vedere. Ma che problemi, figurati? Lasciali in pace, che sei un guardone. C'è qualcuno per terra, presto, venite. Ma dove? Ah, dai, lasciali in pace. Oh mio Dio, guardate com'è ridotto, oh, poveraccio. Che dite, morto? No, no, senti se respira. Si sta riprendendo? Sì, sì, vivo. Respira, respira. Vivo, vivo. Che ti è successo? Sei stato aggredito? Elena! Dov'è Elena? Come ti senti? Fermo, non ti muovere, potresti avere qualcosa di rotto. Elena! Ma chi è Elena? Elena! Ma di chi parla? La sua ragazza, se forse... Piantala, diciamo. Questo non è il momento di scherzare. Dimmi, che cosa ti è successo? Hai avuto un incidente? Sei stato aggredito? Avanti, parla. Ti hanno derubato. Dov'è la mia ragazza? Il lupo l'ho presa. Stai tranquillo. Adesso la cerchiamo. Sì, sì. Cerchiamola, cerchiamola, andiamo. Elena! 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 Tu di là, voi da quella parte, presto, muoviamoci! Elena! 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 C'è qualcuno, presto, correte! Elena, amore mio! Cosa ti hanno fatto? Guardate. Ma chi può essere stato? Il lupo. Elena, amore, come stai? Sì. Sì. Rispondimi. Quello di cui si parla Elena, in paese. Ti prego, amore. Dimmi chi è stato, dimmelo. Amore mio.
Parlami. Aiutatemi. Dai, sbrigati. Chiama la polizia. Elena. Ha lo sguardo fisso. Sembra drogata. Dite di fare in fretta. Certo, non preoccuparti. Amore. Amore, coraggio. Mi raccomando, spiegagli esattamente dove siamo. Amore, coraggio. Stiamo chiedendo aiuto. Tra poco arriveranno i soccorsi. Vedrai se la caverà. Sta tranquillo. Il suo polso batte ancora. Sì. Solo qualche ferita, non ha niente di grave. Sì. Sta calmo. Dai, sbrigati. Sto chiamando. Pronto, polizia? Presto, venite. Una ragazza è stata aggredita in gravi condizioni. Anche il ragazzo sta male, ma è meno grave. Mandate subito qualcuno nel bosco, lungo Speriamo la strada. Che si sbrighino. Vedrete delle auto ferme. Vi verremo incontro. Coraggio. Dicono che è stata violentata un'altra ragazza, ma non so se credere a queste voci. Ora lo prenderanno. Non lo so, queste sono cose che non ci riguardano. Certo. L'hanno portata sì, in ospedale. Ha ragione. Sentite, è meglio non parlarne. È meglio restarne fuori. Allora, voi che ne pensate? Dobbiamo mettere a tacere queste pericolose situazioni. Se il principe avesse dei problemi, noi verremmo immediatamente cacciati via e non avremmo più né casa né lavoro. Mi dispiace, signore, ma io eseguo solo degli ordini. Ma che ordini e ordini? È un sopruso, la pagherete. Stia attento a quello che dice. Lei sta minacciando un pubblico ufficiale. Non capisco. È una cosa assurda. È soltanto un fermo provvisorio in attesa di ulteriori indagini. E poi senta, qui ho il mandato del giudice. Ma quali indagini? Il principe è innocente, siamo tutti testimoni. Se sarà così, verrà presto rimesso in libertà. Già. Per il momento dobbiamo portarlo con noi. Basta, Max. Bene. Andiamo. Venga. Sono pericoloso. Volete mettermi le manette? Non faccia lo spiritoso, non c'è bisogno delle manette, basta che non crei problemi. Le scartoffie le dia ai miei intendenti, io odio queste cose, è una perdita di tempo. Ci penseranno loro a fare quanto è necessario. Va bene. Andiamo, mettiamo fine a questa squallida situazione. Su, avanti, torna al lavoro, via, via. Tutto deve continuare come se non fosse successo nulla. Io e te abbiamo tantissime cose da fare. Ora, sono io che comando qui. Soltanto io, piccola. Mettitelo bene in testa, chiaro? E voi che fate lì a origliare? Via, via! Anche se tu negli ultimi tempi eri diventata, per così dire, molto intima con Daniel, non ti servirà a niente, perché da adesso in poi sono io il nuovo padrone. Il nostro caro principe non tornerà mai più. Non mi credi? Allora vieni, vieni con me. L'ho sopportato per troppi anni. Sapessi quanto mi è costato ubbidire ai suoi comandi arroganti. Ho finto. Sì, ho assecondato le sue follie, soltanto perché lui era il padrone e io il suo umilissimo servo. Tutto nell'attesa di questo giorno. E ora vi accorgerete di che cosa sono capace. Vieni, bellezza, seguimi. Che aspetti? L'ipocrisia della gente e la superstizione hanno fatto il mio gioco e hanno permesso la riuscita del mio piano. E tu, che sei stata mia complice senza saperlo, ora devi vedere. Devi conoscere il vero mostro, il lupo mannaro colpevole di tante violenze, la misteriosa creatura che ha seminato terrore e violenza. Su, entra, guarda, questa è la sua tana, il suo rifugio segreto. E adesso vedrai il lupo mannaro, il licantropo, che di notte usciva dal suo antro per stuprare delle povere fanciulle indifese. Come mi sono divertito. La avverto che se dovesse avere delle crisi e ci creasse dei problemi, saremmo costretti a somministrarle dei tranquillanti. Sono sicuro che con questo sistema la smetterà con i suoi strani atteggiamenti da licantropo.
Inoltre, con il test del DNA, scopriremo se lo sperma trovato sulle vittime appartiene a lei e finalmente avremo la prova della sua colpevolezza. Altrimenti finirà i suoi giorni in una clinica psichiatrica a curare il suo delirio psichico. Ora tutti sanno che il lupo cattivo è stato preso e non tornerà mai più, mai più. Siamo rimasti soltanto noi due. No, mi fai schifo, smettila. Perché mi rifiuti, eh? Il tuo principe non può vederti. Non devi metterti contro di me o ti distruggerò come ho fatto con quel povero pazzo che adesso è nel posto che si merita. Distruggerò la maschera che portavo e la droga che ho usato per rendere succubi le mie vittime, la stessa che ho usato su Daniel per tenerlo buono mentre violentavo quelle ragazze, le quali dopo, per effetto della stessa droga, non avrebbero mai potuto riconoscermi. Adesso anche un test del DNA lo incastrerà grazie a te. Il tuo licantropo è finito. Adesso spogliati. Obbedisci. Sì. Sì. Continua, puttana. Sì, obbedisci. Sì. Sì, così. Ora togliti anche la gonna. Spogliati completamente. E inginocchiati davanti a me, come se fossi il principe Daniel. D'ora in poi, obbedirai soltanto a me. Io sarò il tuo unico signore e padrone. Licia? Dove sei? Licia? Licia? Sei tu? Vieni fuori. Licia! Eccomi, mio signore. Sono la tua schiava. Siamo le tue schiave. Ordina e obbediremo. Licia! Ma dov'eri finita? Non vuoi ancora capire, vero? Io sono il tuo padrone. Tu devi solo obbedire. Capito, puttana? Hai capito? Tu devi soltanto obbedire. Uccidi, uccidi!